perché c'è che spinge gli artisti e gli architetti di fare una cosa insieme. Ecco, questo momento di crisi, anche crisi culturale, con una deviazione intellettuale, diciamo. Ecco, il perché si accetta una cosa così, io l'ho fatto la prima volta che entro in questo dialogo, ma è la simbiosi fra l'arte, senza pensare naturalmente che l'arte è un'opzione decorativa per l'architettura, l'arte a livello anche di lingua, diciamo, e dall'Ottocento e dal Novecento ha interpretato il mondo in senso radicale. Io sono contentissimo particolarmente dell'architettura, diciamo. C'è un gesto all'interno e l'architetto ha voluto essere dialettico con il mio lavoro. E il perché di questa scala che va in alto, che supera il tetto, lo sgraffia. Bisogna vedere che cosa vuol dire, non so, se si pensa il tuffatore di questa tomba etrusca, che c'è la cosa che si trova, dunque, va verso la caduta del sole, il tardo pomeriggio proprio si annulla, e la scala è esattamente il contrario, che va in alto. Naturalmente le scale a livello iconografico si sono usati anche nella Chiesa. Abbiamo una visione estremamente mentale, e più che mentale, riesce a dare un estremo senza partire però dalla letteratura. Parte dalla visione. Ecco, la scala è quello.